Come puoi immaginare, è stato allora che la situazione ci è sfuggita veramente di mano. Fortunatamente quei tizi avevano bisogno di sapere che cosa avevamo scoperto, altrimenti dubito che ci avrebbero lasciato in vita. Naturalmente quel colpo in testa mi fece perdere i sensi, rendendomi incosciente. Quando rinvenni, mi accorsi di essere a bordo di un elicottero. La testa mi faceva un male cane, e quando Gina mi disse che cosa avevano fatto a Clive... Beh, fu davvero terribile apprendere del suo assassinio. Non riuscivo a smettere di pensare che, se non fossi andato al museo quella notte, Clive sarebbe stato ancora vivo. Cercai però di mantenere il controllo. La disperazione non ci avrebbe portato da nessuna parte. La triste verità era che, a meno che non avessi escogitato un piano, ci attendeva lo stesso destino di Clive. L'istinto di sopravvivenza e il desiderio di vendetta monopolizzarono i miei pensieri, e così mi dimenticai di Clive. Pochi istanti più tardi, l'elicottero iniziò a scendere. Vidi che stavamo atterrando in una zona desertica, al centro di quello che sembrava un campo petrolifero. Fummo prelevati dall'elicottero e trasferiti all'interno di una vecchia baracca. Capii presto che la persona alla quale erano davvero interessati era Gina. Non appena entrammo nella capanna, la legarono ad una sedia e presero a darmele di santa ragione. Mi misero nuovamente fuori combattimento, con un colpo del calcio della loro pistola alla base del collo. Quando mi svegliai ero un dolore unico, la mia testa sembrava sul punto di esplodere. Dai! Che mal di testa! Quei dannati criminali mi hanno pestato a dovere. Giuro che quegli assassini la pagheranno per questo! E inoltre mi hanno rubato tutto quello che avevo addosso. Il mio portafogli, le chiavi dell'auto, il mio pezzo d'ambra, tutto! Cercherò di riprendermi la mia roba, ma la prima cosa che devo fare è scoprire che cosa è successo a Gina e riuscire a tirarmi fuori da questo guaio. C'è una crepa piuttosto grande al centro della porta. Sto iniziando a perdere la pazienza, Gina. Voglio delle risposte. E le voglio subito. Dite ai Sandretti che non hanno motivo di preoccuparsi, perché non ho intenzione di dire a nessuno che cosa è successo nel magazzino del club. Ci tengo alla mia vita. Devo aiutare Gina. Quegli animali sarebbero capaci di qualsiasi cosa. Devo aiutare Gina. Quegli animali sarebbero capaci di qualsiasi cosa. Assolutamente no. Se quegli scimmioni si accorgono che ho ripreso i sensi, mi rimetteranno a nanna. Non ti aspetterai che quel buffone là dentro ti tiri fuori da questo pasticcio, bella! È la misera donnicciola. L'ho colpito solo un paio di volte ed è crollato al suolo come un sacco di patate. Vi ho già detto tutto quello che so! Sono rimasta con Johnny soltanto per alcuni istanti e lui non mi ha detto nulla. Sei una ragazza piuttosto carina. Non vuoi che ti roviniamo quel bel visino, vero? Beh, allora farei meglio a iniziare a parlare, se non vuoi diventare un'opera di Picasso. Vi ho già detto tutto quello che so! Sono rimasta con Johnny soltanto per alcuni istanti e lui non mi ha detto nulla. Quei delinquenti non interromperanno di certo l'interrogatorio di Gina. Non ti aspetterai che quel... L'ho colpito... Dite ai Sandretti che perché non ci tengo. Sei una ragazza più... Non vuoi... Sono rimasta... Immagino che stiano cercando di scoprire se suo padre le abbia detto qualcosa prima di essere ucciso. Che cosa? Ma questa è la mia camicia! Quei maledetti l'hanno fatta a brandelli! Non potrebbero rivenderla neppure come vestito di seconda mano. È un modello piuttosto vecchio. Un detergente multiuso. La prenderò, ma non ho nessuna intenzione di mettermi a pulire questo porcile. Erano miei, ma quei delinquenti li hanno rotti. Sono fortunato che la mia miopia sia veramente leggera. In realtà uso gli occhiali più come precauzione che per necessità. È uno di quei mantici che servono alla gente per ravvivare le fiamme del camino. Potrebbe tornarmi utile.
È pieno di cianfrusaglie. La maggioranza degli oggetti sono vecchi e consumati. È una pelle di camoscio. Potrebbe servirmi in futuro. È fatto di ferro. Sembra robusto e resistente. Sì, potrebbe tornarmi utile. Penso che sia un gancio dell'appendiabiti sulla parete. Potrebbe tornarmi utile. Il vetro è così sporco che la luce riesce a malapena a filtrare. Fatto. Ora posso usare la pelle di camoscio per pulire. Ok, così i raggi del sole entreranno dalla finestra. Vediamo di dare una bella pulita. Accidenti, è incredibile la quantità di sporcizia qui dentro. Che splenda il sole! Super Bolle, la bevanda analcolica preferita dalla maggioranza degli americani. Pesa una tonnellata. Non riuscirò mai a spostarlo finché è pieno. Non vedo alcun motivo per farlo. Non c'è neppure una lattina di soda, soltanto degli enormi blocchi di ghiaccio. Fatto, ora inizierà a scongelarsi. E va bene. Ora che il congelatore è senza corrente, il coperchio è aperto e il sole batte direttamente sui blocchi di ghiaccio, penso che si scongelerà in un baleno. È passato un bel po' di tempo. Vediamo. Il ghiaccio si è sciolto completamente, ma ora il congelatore è pieno d'acqua. Sì, ecco come farò a svuotare l'acqua contenuta nel congelatore. Ok, ora mi sembra completamente vuoto. Ok, andiamo. Ora che è vuoto, immagino di poterlo muovere. Splendido, una botola. Lo sapevo. C'era qualcosa che mi diceva che la soluzione era nascosta sotto quel congelatore. È chiusa con un lucchetto. Sì, cercherò di forzare il lucchetto. Fatto. Ora posso andarmene da questa capanna maledetta. E va bene. Immagino di poter sgusciare fuori sotto la capanna. Farò attenzione a non uscire dall'ingresso, così non mi vedranno. Andiamo. Ce l'ho fatta. Mi nasconderò dietro quelle rocce per pensare al da farsi. Salve! Da dietro quale roccia sei sbucato, tesoro? Io... Oh, è qui per salvarci, ragazze! Siamo salve! Per salvarvi? Ma pensavo di essere io quello... Ti ha mandato quel rettile di Jules? Jules? Aspetta un attimo, io non so di che cosa tu stia parlando. Sono appena scappato da quella capanna laggiù dove due mafiosi mi tenevano prigioniero. Io e la mia... una mia amica. Dovete aiutarmi a liberarla, la sua vita è in pericolo. Sono stata in quella capanna poco tempo fa. Avevamo visto arrivare un elicottero ed ero andata a chiedere aiuto. Però un tizio con un occhio solo mi ha detto di andarmene e di non tornare mai più se ci tenevo alla pelle. Ascolta, dolcezza, anche noi siamo nei guai. Siamo artiste nel bel mezzo di un tour nazionale e il nostro autobus si è guastato una settimana fa. Da allora siamo bloccate in questo deserto del cavolo. Il nostro autista, Jules, è andato in cerca di aiuto. Beh, non abbiamo più avuto sue notizie.
Scommetto che quel disgraziato se l'è filata con i soldi che gli abbiamo dato e ci ha lasciate qui a diventare fertilizzante per cactus. Jules diceva di conoscere una scorciatoia attraverso il deserto che ci avrebbe portate in fretta fino a Las Vegas. Scommetto che quel truffatore aveva pianificato tutto. Ha sicuramente sabotato lui l'autobus per rubarci il denaro e abbandonarci in mezzo ai serpenti a sonagli. Beh, a quanto pare non siete messe molto meglio di me. Però sono certo che cooperando riusciremo ad andarcene da qui. La cosa più importante ora è liberare Gina. Quei tizi sono molto pericolosi, potrebbero ucciderla da un momento all'altro. E voi, ragazze, dovete aiutarmi. Non ti offendere, ma ormai mi fido sempre meno di quelli come te. Chi sarebbe questa Gina? Per quale motivo la tengono prigioniera in quella capanna? E chi sono quei tizi dai quali stai scappando? E soprattutto, chi sei tu? È una lunga storia e non abbiamo molto tempo. Credetemi, io sto dalla parte dei buoni e loro da quella dei cattivi, ve lo posso assicurare. Mi aiuterete? A proposito, mi chiamo Brian. Ciao, io sono Carla. E io Mariola, piacere di conoscerti. Io sono Lola e... Ehi, siamo con te, amico, ti daremo una mano. Hai già un piano, dolcezza? Un piano? Naturalmente, un piano per liberare la tua ragazza e per portare via da qui noi, innocenti pecorelle. Non è la mia ragazza e... Beh, insomma, non ho ancora preparato un piano. Non è la tua ragazza? Un bel ragazzo come te che non è fidanzato. Di' la verità, è che non ti piacciono le donne, vero? Ok, ok, è la mia ragazza. E credo di avere un piano. Lasciatemi pensare solo un secondo in modo da svilupparlo per bene. Sviluppa, sviluppa. Nel frattempo io farò qualche passo di danza. Certo, e io tornerò alla mia abbronzatura. Per me invece un po' di riposo, sono veramente esausta. Ci sono. Ehi! Non volete sentire il mio piano? Perché non aspetti di avere tutto quanto pronto? D'accordo, dolcezza? Ok, ok, cercate di non scaldarvi troppo, ragazze. Ok, prima di tutto, rivediamo di nuovo il piano. Dobbiamo attirare l'attenzione dei banditi, in modo che escano dalla casa. Quando si allontanano, io entro e slego Gina. Dopodiché scappiamo insieme dalla botola. I banditi rientrano nella casa e capiscono che Gina e io siamo fuggiti. È a questo punto che comincia la seconda parte del piano. Serve qualcosa che li blocchi all'interno del locale, in modo che non possano uscire per inseguirci. Come ultima cosa, la parte 3. Reperire un mezzo di trasporto per andarcene da qui. Sembra che ci troviamo in mezzo al deserto, per cui escluderei l'idea di andarcene a piedi. Non posso perdere neppure un secondo. La vita di Gina è in pericolo. Mettiamoci al lavoro. Un classico baule usato da attori e cantanti. Penso che darò un'occhiata per vedere che cosa c'è dentro. Un pallone da basket. È sgonfio e va un po' rattoppato, ma potrebbe tornarmi utile. Si muove bene. Lula? Ehi, sai, hai una faccia che non mi è nuova. Sono certo di averti già vista da qualche parte. Non penso. A meno che tu non mi abbia visto in qualche nostro spettacolo. Ma francamente, ragazzone, non mi sembri fare parte del pubblico che assiste abitualmente alle nostre esibizioni. Certo, hai ragione. Probabilmente mi confondo con qualcun altro. Eppure avrei giurato... Beh, lascia perdere. Non voglio interrompere oltre le tue prove. Ok. Devo ammettere che ha una certa classe con quel ventaglio. Francamente non credo che otterrò molto parlando con Mariola. Wow, che bell'ambientino. Molto chic, mi piace. Carla è sdraiata nel retro. Sembra una maniglia di qualcosa. Forse di una torcia. Ma guarda, non era per niente una torcia. È un aspirapolvere portatile. So che mi tornerà utile. Penso che sia l'asse del dispositivo che apre e chiude la porta dell'autobus. Però è strano. Manca la manovella che l'autista gira per azionare l'asse. È pieno di rossetti. Beh, ne prenderò uno qualsiasi. Non ho intenzione di usarlo su di me, ma potrebbe tornarmi utile per qualcos'altro.
sono molto belli. D'accordo, sono certo che le ragazze ne hanno molti. Forse regalandoli a Gina le farò capire quanto tengo a lei. Scusami, Carla. Sì, tesoro. Mi sembri sfinita. Hai proprio ragione, dolcezza. Ascolta, oggi mi sono svegliata un po' con lo stomaco in disordine, così ho preso una pillola che conservo per le occasioni speciali. Il problema è che mi sono scordata che si tratta di un medicinale da non miscelare con l'alcol, perché altrimenti ti butta a terra. Ieri sera mi sono fatto un Turkish Passion, un delizioso cocktail, che fra parentesi ho inventato io. Accidenti, non puoi neppure immaginare che cosa mi è successo. Mi sembrava di stare sospesa nello spazio. Il mio leggiadro corpo sembrava pesare una tonnellata. Terribile. Oggi mi sento un po' meglio, ma sono ancora scombussolata e ho bisogno di dormire un po'. Hai dei problemi intestinali? Beh, ho soltanto qualche dolorino. Sai, ogni tanto si sovraccarica il sistema e così succedono dei piccoli disastri. Ah, hai detto che mischiando pillole e alcol si finisce al tappeto, vero? Ascolta, dolcezza. Quell'unione è una bomba a orologeria e i suoi effetti durano per ore. Hai parlato del Turkish Passion. Che cosa contiene? Oh, questo è un segreto professionale, tesoro. I miei drink sono famosi. Il Turkish Passion è uno dei miei preferiti, ma ne ho creati molti altri. Per esempio il Gentle Frenzy, il Black Autumn, il Love Juice, il Brandy Alexandra. Ce ne sono tantissimi, tutti in grado di farti uscire di testa. Ho giusto un po' di bruciore di stomaco. Non è che mi daresti una delle tue pillole, per favore? Accidenti, le ho appena finite. Quando sono andata a prenderne una ieri, ne erano rimaste soltanto due. Purtroppo l'altra mi è caduta ed è finita dentro la grata sul pavimento. Tu, Lula e Mariola siete insieme da molto tempo? Io e Mariola stiamo insieme da più di 15 anni. Allora ci chiamavamo Hernandez e Fernandez. Era un periodo eroico e il nostro spettacolo era divino. Circa 5 anni fa, poi, abbiamo conosciuto Lula e abbiamo fondato le Divas. Da allora ci esibiamo sui migliori palcoscenici del paese. Abbiamo avuto un grande successo. Beh, credo che ti lascerò riposare. A presto. Ci vediamo, bellezza. Sembra un attrezzo per riparare le scarpe. C'è un ago accanto. Prenderò anche l'ago. Forse lo posso usare da qualche parte. Sono, come dire, stellari. Sì, ecco la parola giusta. Stellari. Ottima idea. Forse posso trovare la pillola lasciata cadere da Carla. Aprirò il sacco dell'aspirapolvere, così saprò se la fortuna è dalla mia. Tombola! Ecco la pillola. Un cimitero di aerei. E per quanto posso vedere, in buona parte si tratta di aerei militari, del periodo della Seconda Guerra Mondiale, direi. È un vecchio elmetto della Seconda Guerra Mondiale. Fanteria. Non è roba da piloti. È un po' vecchiotto, ma potrebbe risparmiarmi altri colpi. Wow! È una cartucciera della mitragliatrice. È in buone condizioni. Penso che potrei usarla se avessi dei proiettili con i quali riempirla. È un po' arrugginita, ma scommetto che con un po' di lubrificante funzionerebbe ancora. È tutto inceppato dalla ruggine e da anni di abbandono. Dovrò ingrassarla a dovere per riuscire a usarla.
Penso che ci sia qualcuno laggiù. E temo che non sia uno dei buoni. Sembra giusto il tipo di persona pronta a spararti alla schiena. Probabilmente è a guardia del granaio o qualcosa di simile. Non devo farmi vedere. Plunk? Darò un'occhiata attraverso la fessura. All'interno si trova l'elicottero che hanno usato per portarci nel deserto. Naturalmente. Ora capisco perché c'è quel buffone di guardia. Usano il granaio come hangar e lui lo sorveglia. Accidenti. Il tizio non si è spostato. Entrerò dalla finestra posteriore. È in grado di scolarsi una lattina di birra in un sorso o due, come se nulla fosse. Canestro! Sono imbattibile! Apri la lattina, bevi la lattina, manda la lattina a canestro. Canestro! Sono imbattibile! Scommetto che nessuno riuscirebbe a inanellare tanti centri. Scommetto che nessuno riuscirebbe a inanellare tanti centri. Ottima idea. Se quello che mi ha detto Carla sugli effetti dell'unione di pillola e alcol è vero, questo tizio andrà al tappeto in un batter d'occhio. È impossibile riuscirci senza farmi scoprire. Devo distrarlo in qualche modo per mettere la pillola nella lattina senza che mi veda. Ottima birra, veramente. Molto bene, cercherò di sistemarla. Beh, meglio di quanto mi aspettassi. Vediamo se riesco a gonfiarlo usando questo affare. Ha funzionato. La mia riparazione non si vede neppure. Si muove bene. Certo, mi sembra una buona idea. Forse riuscirò a convincere Lula a rivelare la sua identità e a far sì che distragga il tizio muscoloso nel granaio. Lula, vieni a vedere! Ehi, ragazzone! Non sapevo che ti interessassi di sport. Dove hai trovato questa palla da basket? Lanciamela! Questa è la palla della finale che mi ha fruttato il mio primo titolo nella... Lo sapevo. Avanti, smettila di recitare, sorella. Tu sei Lula Mer, vero? E a quanto vedo sai ancora fare faville con un pallone da basket. Naturalmente. Ho ancora il tocco magico. Perché pensi che sia stata nominata miglior giocatore del campionato per 3 anni di fila? Peccato che tutti se ne siano dimenticati quando hai sbagliato l'ultimo canestro nelle finali del 95, eh? Quello era fallo, per la miseria! Soltanto quell'incapace di un arbitro non l'ha visto. E quei fetenti di giornalisti si sono voltati dall'altra parte. Tutti quelli che si trovavano allo stadio sono rimasti abbagliati dalla mia grandezza. Però quello era fallo. Ok, ok. Calmati, Lu. Voglio dire, Lula. Ormai è una storia del passato. Meglio non andare a rimestare nel torbido. Dopotutto, chi non ha mai sbagliato un canestro? Completamente solo, sotto al tabellone, a un passo dalla vittoria nelle finali NBA. Davvero, non è stato un errore importante. Stai forse insinuando che non c'era alcun fallo? No, naturalmente no. Naturalmente quello era fallo. Intenzionale pure. La cosa importante ora è che non puoi rifiutarti di aiutarmi a distrarre quel tizio di cui ti ho parlato. Dato che sei un asso, non avrai alcun problema a vincere una gara di lancio delle lattine nel secchio, vero? Sono sicuro che lo batterai a occhi chiusi e così facendo mi renderai tutto un po' più facile. E va bene, mi hai convinto. A due condizioni però. Primo, tutto quello che hai scoperto sul mio passato deve restare fra noi. Carla e Mariola non devono saperne niente. Due, beh, senti, da quando ho commesso quell'errore, voglio dire, da quando quel fallo mi ha impedito di segnare il canestro decisivo delle finali, ho alcuni problemi di autostima.
Probabilmente non saprò neppure che cosa dire e che cosa fare con questo tizio. Per cui dovrei essere tu a parlare al posto mio. Ma è impossibile. Non posso farmi vedere, altrimenti mi riconoscerà. Deve avermi visto di sicuro quando mi hanno portato qui in elicottero. Certo, capisco. Beh, ho capito. Ascolta, tesoro. Abbiamo alcuni di quegli splendidi ricevitori che si inseriscono nell'orecchio. Non si vedono neppure. Li utilizziamo per alcuni nostri numeri di cabaret. Ecco il piano. Io mi porto in posizione e tu usi un walkie-talkie per suggerirmi cosa dire. Dimmi che l'idea ti piace. Credo possa funzionare. Proviamoci. Honey, these arms that once